soprattutto è indubitabile, non è opinabile, che ci sia una crisi in atto, una crisi di consumi, che quindi si vada a risparmiare su tutto, anche sulla lettura. Di certo non esistono delle formule per risolvere questa cosa. Sicuramente il mondo dell'editoria digitale è in controtendenza e sta crescendo in Italia, sta prendendo delle quote interessanti anche a causa dell'arretramento delle quote dell'editoria fisica. C'è possibilità all'interno della crisi di depurare la propria modalità di business in una maniera un po' più efficace. Mm-hmm. Quindi io credo che questo sia un'opportunità, e credo che per la sua duttilità, per la sua agilità, l'editoria digitale possa essere un buono sprone. Ovviamente non sostituisce tutte le quote perse, però comunque è un modo per cui le persone possono continuare a leggere. Una che mi viene in mente è stata fatta recentemente ed è quasi alla sua conclusione, cioè la ripubblicazione di tutti i 75 gialli di Simenon, i gialli di Maigret, in una forma digitale e con dei prezzi di lancio molto convenienti, per cui si è comprato un ebook a 1,99 e sono libri, sono classici, sono libri che sono stati venduti per tantissimo tempo. Non esistono formule, esiste intuitività, esiste immaginazione, esiste creatività, che sono le doti su cui gli italiani sono famosi al mondo. Sicuramente l'ebook ha la possibilità di avere una reperibilità e un'agilità nella distribuzione, non esiste un magazzino, per cui potenzialmente il libro è sempre disponibile. Le strategie sono ovviamente diverse, ma dettate dalla natura del prodotto. È ovvio che oggi siamo qui in una libreria stupenda, la vetrina ha un certo spazio e non è possibile che quello spazio sia occupato dal doppio dei titoli. Ecco, la cosa bella per quanto riguarda l'editoria digitale è che la proposizione, uso una parola italiana, può essere fatta in maniera immateriale e potenzialmente senza fine, un modo cui l'editoria digitale è un vantaggio rispetto a quella fisica. Andare incontro al cliente in modo tempestivo, in modo efficace, soprattutto con il servizio, perché la vendita del libro online si deve misurare su parametri di efficienza e di servizio sempre molto alti, per cui un cliente deve essere sempre soddisfatto per tornare a comprare. Cioè, quotidianamente nella relazione con i miei clienti è essere tempestivo e coerente rispetto alle richieste. È indubitabile che esiste un patrimonio di letteratura scolastica che può essere e starà per essere digitalizzato e che va a tutto vantaggio degli studenti. Gli studi recenti dicono che la curva di apprendimento nella lettura digitale è estremamente più interessante e più proficua rispetto al libro fisico, che non significa ovviamente contrapporre uno all'altro, anzi uno aiuta l'altro, e la editoria scolastica oggi ha una grande chance di poter essere usata, fruita all'interno delle scuole, non solamente alleggerendo lo zaino dei nostri figli, ma dando la possibilità di interlacciare diversi saperi, diverse conoscenze sulla stessa pagina digitale, ma in maniera molto semplice, molto concreta e soprattutto efficace, che una volta conosciuta può essere colta e può essere sviluppata sempre di più, senza bisogno di fare cose stravolgenti, mantenendosi sempre nel perimetro di un'opera letteraria, di un'opera scritta, ma approvando, cioè allargandosi a tutto quello che sono i nuovi sistemi di comunicazione. Siate vogliosi di scoprire cose nuove, non fatevi prendere a prestito giudizi di qualcun altro e non lasciate che qualcuno decida che cos'è una cosa per voi. Provatela, sperimentatela e poi scoprite se è una cosa che fa per voi oppure no. Ma approfondite, sporcatevi le mani, fare dei prodotti originali, fare dei prodotti interessanti, accattivanti, intelligenti, facili, perché le persone non hanno bisogno di complicarsi la vita, stanno sempre comunque leggendo, quindi si tratta di un momento di piacere, quindi deve essere fatto in una maniera accessibile. Ma ci sono, e le abbiamo in RCS per esempio, abbiamo persone che fanno produzione e che lo fanno in maniera creativa. È uscito recentemente un bel libro di Calasso per Adelphi che si chiama Il ruolo dell'editore. È un librettino molto agevole, tra l'altro è stato presentato da lui da Fabio Fazio. Io vi consiglio di leggerlo, non vi dico nulla, ma è interessante come
un editore come Adelphi, racconti la storia, racconti quali sono i passaggi attraverso cui un editore anche scopre la propria identità, perché è questo il tema del libro, e come in realtà 50 anni fa, quindi non parliamo di molto tempo fa, un editore è riuscito a prendersi una fetta di mercato con dei prodotti assolutamente originali, nuovi, e che inizialmente nessuno pensava essere vendibili. Per cui è questo il bello, secondo me, il succo della questione, che c'è sempre spazio per un'idea intelligente, e quindi è inutile andare a ascoltare chi divora l'entusiasmo delle persone. Tenete il vostro entusiasmo e investite il vostro entusiasmo su delle idee originali.